Allora, eccoci qua e buongiorno a tutti. Pietro Bisanti, on the road, bicicletta piegabile, Oxylane, Piacenza. Allora, signori, intanto oggi non vi sorbite la presentazione, semplicemente mi chiamo Pietro Bisanti. Anzi no, non ve la faccio, andate a vedere chi sono sul sito www.pietrobisanti.it. Mi occupo di consulenza legale a 360 gradi, opero in tutti gli ambiti ove la legge non riservi tale materia all'assistenza di un difensore iscritto all'albo. Andate a vedere tutto quello che sono su www.pietrobisanti.it. Vediamo se in questo boschetto c'è qualcuno di mascherato, c'è qualche mascherato sugli alberi, uccellini, no, perché se lo foste vi abbatterei. E adesso, bomba! Allora, signori... No, gli uccellini non li toccherei neanche se fossero mascherati, ma tanto non sono così idioti da mascherarsi. Allora, quello che vedo per quanto riguarda i giovani d'oggi è uno sfacelo totale a livello alimentare. Cioè, vedo i giovani... mangiare in una maniera oscena, consumare tantissime bibite energetiche, consumare un sacco di orribili caramelle, dolci, ma una marea di cazzate. Ma in questo video non voglio raccontarvi l'ovvietà di quello che fanno i giovani d'oggi, lo sappiamo, ma... se voi faceste un salto nelle neuropsichiatrie infantili, arrivereste, andreste a vedere, vi accorgereste di come tantissime persone, tantissimi giovani all'interno delle neuropsichiatrie infantili hanno problemi cognitivi. Una volta erano di interesse degli anziani, adesso un sacco di bambini con deficit d'attenzione, disturbi cognitivi, difficoltà di apprendimento, difficoltà di concentrazione, di memoria. È inutile che vada a di nuovo elencarvi le problematiche relative ai punturini pediatrici, non solo, lo sapete già. Ma adesso voglio anche aprire una parte relativa all'alimentazione di infanzia. Allora, nessuno nega che sia complicatissimo riuscire a tenere a bada una persona, un bambino, un proprio figlio, una propria figlia, che è avvolto completamente da stimoli di natura alimentare, dalla mattina alla sera. Ma quello che voi dimenticate è che c'è una cosa che si chiama imprinting. Cioè l'imprinting è il memorizzare nelle cellule di un essere umano una buona abitudine che comunque farà parte di quella persona tutta la vita. Allora, che cosa farei io se avessi un figlio o una figlia? Darei a mio figlio o una figlia un imprinting alimentare, andando a farlo mangiare nella migliore delle maniere fin subito dopo lo svezzamento, capendo però che poi crescendo avrà tutta una serie di tentazioni, di occasioni sociali, per cui lo sgarro sarà inevitabile. Allora, ma dovete soprattutto giocarvi il periodo che va dai 3 anni ai 6 anni, periodo in cui ci sono poche occasioni di socializzazione dal punto di vista alimentare, è un momento in cui un bambino, come per una lingua straniera, è veramente ricettivo a mangiare correttamente. Tenete conto che veramente, in assenza di punturini pediatrici con un'alimentazione veramente curata, un bambino diventa un'arma da guerra inarrestabile. Tenendo però conto che nell'alimentazione futura del bambino alcuni cibi dovranno, gioco forza, si inseriranno, gioco forza.
Quindi bisogna bilanciare il fatto di fornire al proprio figlio un'alimentazione corretta, ma sapendo che se dovesse essere troppo, troppo, troppo corretta, dopodiché questo ragazzo o questa ragazza avranno problemi nel qual caso dovessero venire in contatto con sostanze che sono state eliminate da tempo. Quindi, per esempio, sui cereali, che io ritengo una porcheria, i legumi, si potrebbe avere un compromesso e far, per esempio, mangiare saltuariamente al proprio figlio dei cereali senza glutine, inserendo molto di rado, per esempio una volta al mese, dei cereali col glutine, in modo tale da non far sì che il corpo dimentichi la possibilità, quindi il microbiota proprio si estingua a livello di digestione del glutine, che pur essendo una merda, dato che poi quando sarà grande dovrà comunque averne a contatto, bisogna cercare, come dico io, di dare un colpo al cerchio, un colpo alla botte. Quando poi invece il vostro figlio sarà grande a sufficienza per potersi autogestire, allora lì sì, potrà impostare un'alimentazione super corretta, se lo vorrà naturalmente, perché poi ci si scontra sempre con le così, le decisioni personali. Quindi fate del vostro meglio, cominciate a indirizzare vostro figlio verso un'alimentazione che non sia commerciale, facendogli capire che Coca-Cola, Fante, schifezze, caramelle, tutta merda. Dopodiché cercate di impostare un'alimentazione che sia goduriosa attraverso i cibi corretti, e anche i cibi che sono scorretti cercate di non eliminarli completamente, in modo tale che poi vostro figlio non si ritrovi spiazzato, vostra figlia, nel momento in cui dovesse poi andare ad assumerli, perché comunque non avrà la forma mentis mentale di una persona capace di dire di no a tutto quello che non va bene in una società. Questa cosa, questa struttura caratteriale la crescerà piano piano. Io invece trovo un sacco di genitori che inventano 2000 scuse per dare al proprio figlio un'alimentazione commerciale, per poi lavarsene le mani quando poi arrivano i problemi. Non vi dovete far spaventare dalle mense, da tutto. Si può sempre andare a parlare, si può sempre trovare un compromesso. L'importante, come dico io, è volerlo fare. Occhi aperti, perché il mondo è un postaccio. Avanti così.